Gentili ascoltatori, buonasera in studio Massimo Bonella per il notiziario Istria Oggi in collaborazione con Unione Italiana di Fiume. Saluto la regia di turno, vedo la regia di Modena con Ugo Moreno e noi iniziamo il nostro notiziario mettendo in primo piano quelli che sono gli appuntamenti di Istria Nobilissima, ma su questo ci torniamo tra pochissimo. Nel frattempo parliamo di Cittanova, approvazione del programma di lavoro e piano finanziario 2018. La giunta esecutiva dell'Unione Italiana, riunitasi giovedì 23 novembre alla comunità degli italiani di Cittanova, ha approvato il programma di lavoro e il piano finanziario per il 2018. La priorità è stata data alle istituzioni di fondamentale importanza per la comunità nazionale degli italiani, soprattutto al settore scolastico e alle varie comunità degli italiani. Il programma di lavoro e piano finanziario dell'Unione Italiana per il 2018 tiene conto di quanto già è stato fatto, ma anche di quanto è stato invece programmato per il prossimo anno in conformità alle disponibilità finanziarie che si richiede siano assicurate dai finanziatori dell'Unione Italiana. Il piano prevede anche numerose novità, soprattutto nel campo della formazione giovanile e dei settori socio-economico. Ora il piano, dopo l'approvazione in sede di Assemblea dell'Unione Italiana, convocata per il prossimo 11 dicembre 2017, sarà presentato ai sensi delle nuove disposizioni di legge alle competenti autorità italiane per essere determinato d'intesa con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e del Friuli Venezia Giulia. Capodistria, settimana della cucina italiana nel mondo. Si sono conclusi venerdì scorso presso la sala cerimoniale di San Francesco d'Assisi a Capodistria i numerosi appuntamenti dedicati alla cucina italiana nel mondo promossi dal Consolato Generale d'Italia a Capodistria in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale italiano e di altri responsabili delle attività economiche e delle risorse alimentari. La sala protocollare ha fatto da cornice alla presentazione e la promozione del gusto lucano con i prodotti tipici di cinque comuni, Aliano e Gorgoglione in provincia di Matera, Guardia Porticara, Moliterno e Viggiano in provincia di Potenza. E veniamo quindi a Istria Nobilissima. Nella serata di venerdì scorso, presso il Palazzo Modello di Fiume, si è svolta la cerimonia di premiazione del concorso più illustre della Comunità Nazionale Italiana di Croazia e Slovenia, Istria Nobilissima. E proprio come 50 anni fa, quando cioè si teneva la prima edizione, si è scelto di premiare i vincitori nel Salone delle Feste della Comunità degli Italiani di Fiume. L'evento condotto da Daniele Kovacic ha visto come protagonisti i numerosi concorrenti premiati nelle diverse categorie del concorso e allo stesso tempo anche i tanti invitati che hanno presentato e preso parte alle premiazioni il Presidente dell'Unione Italiana, onorevole Furio Radin, il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremu, il Vicepresidente dell'Assemblea dell'Unione Italiana, Paolo De Marine, il Console Generale d'Italia a Fiume, Paolo Palminteri, Mariana Buic, a capo del settore cultura dell'Unione Italiana, e Orietta Marotta, presidente della Comunità degli Italiani di Fiume, e numerosi altri. Tutti quanti hanno sottolineato l'importanza, scusate che c'è un problema tecnico improvviso, dunque dicevamo, tutti quanti hanno sottolineato l'importanza di Istria Nobilissima all'interno della Comunità Nazionale Italiana, rimarcando il successo che il concorso ha acquisito negli anni, augurandogli altro mezzo secolo di continuità. Si è tenuto venerdì scorso presso il Centro Multimediale di Rovigno il primo dei sette eventi programmati
per ricordare i 50 anni del concorso Arte e di Cultura Istria Nobilissima, dedicato alla categoria giovani. L'evento, aperto dal presidente della giunta esecutiva Maurizio Tremul, con un intervento sulla scrittura dei nuovi tempi, è stato coordinato da Eliana Moscarda Mirkovic ed ha ospitato Laura Markig, prima vincitrice della categoria giovani, istituita nel 1978. Lo stesso Maurizio Tremul, in quanto vincitore nell'anno successivo, i giovani Federico Fanzutti e Martina Scalia, rispettivamente vincitori dell'edizione 2008 e 2015. Veniamo a Capodistria, vi ricordo che questa è Radio Sirius TV, sono le 19:52, state ascoltando il notiziario Istria Oggi in studio Massimo Bonella. Capodistria, sabato scorso presso la comunità degli italiani Santorio Santorio, a Palazzo Gravisi e Buttorai di Capodistria, si è tenuto il secondo appuntamento per il 50° anniversario del concorso d'arte e di cultura Istria Nobilissima, dedicato alla categoria giornalismo. Il dibattito, impostato sotto forma di tavola rotonda condotta da Lionella Pausin Acquavita, è stato occasione di discussione e riflessione sui principali temi del nostro giornalismo. Risorsa comunicativa all'interno della comunità nazionale degli italiani. Ad aprire la giornata attraverso interventi a tema è stato il presidente della giunta esecutiva Maurizio Tremul. Veniamo ad Isola. La comunità degli italiani Dante Alighieri di Isola ha celebrato il 20° della fondazione. I soci e vertici della CAN hanno festeggiato sabato scorso questo importante traguardo a Palazzo Manzioli con un ricco programma culturale. La presidente del sodalizio, Amina Dudine, ha aperto la serata ripercorrendo le tappe fondamentali della storia della comunità, una delle più giovani di Slovenia e Croazia. Un percorso storico fatto di successi anche oltre confine, grazie ai vari incontri, ai concerti, alla pubblicazione di libri, ai giochi sportivi, alla realizzazione di progetti, il tutto volto alla tutela e promozione della storia e della lingua e della cultura italiana. Alla serata intervenuto anche Marco Gajurić, presidente della CAN Costiera, scusate, presidente della CAN di Isola, evidenziando l'importanza del lavoro svolto negli anni di sodalizio nel mantenimento della lingua e dell'identità del dialetto isolano come considerevole contributo a tutta la città e non soltanto alla comunità nazionale italiana. Felice Zizza, vicepresidente della CAN e vice sindaco di Isola, ha voluto ringraziare Amina Dudine per aver saputo tenere insieme le persone e sviluppare un forte legame d'amicizia, ed Emilio Bevitori per i suoi sforzi in ambito sportivo. I festeggiamenti sono avvenuti in presenza del presidente della giunta esecutiva dell'Unione Italiana, Maurizio Tremul, che si è complimentato per i traguardi raggiunti in questi 20 anni di lavoro e si è detto certo di come la comunità degli italiani di Isola saprà curare e portare avanti il suo operato nei prossimi anni, concludendo che l'Unione Italiana sarà sempre al loro fianco. Alle 19:55 abbiamo tempo per qualche flash, dunque vediamo allora. Cittanova, la comunità degli italiani di Cittanova e la condotta Slow Food Istria vi invitano alla 11ª edizione della gara dei dolci sabato 9 dicembre a partire dalle ore 15 presso la sede della comunità degli italiani. Poi ancora abbiamo un'altra informazione da Fiume, la comunità degli italiani di Fiume vi invita presso il Palazzo Modello di Fiume, Salone delle Feste, giovedì 30 novembre alle ore 18 al concerto Siamo sempre qui della sezione Sacra Fratellanza. Parteciperanno alla serata i cori misto femminile ed i virtuosi fiumani. Dirigono le maestre Nicoletta Olivieri, Gloria Senian e Arianna Bossi con al pianoforte la professoressa Viera Luxic.
Dunque, vediamo ancora se riusciamo a darvi un altro flash. Abbiamo un minuto, ci spostiamo a Buie, giovedì 30 novembre alle ore 19, presso gli spazi espositivi al primo piano. La comunità degli italiani di Buie vi invita all'inaugurazione del piccolo museo permanente di reperti archeologici rinvenuti in superficie negli anni 1995-2005 sul territorio di Buie. Venerdì 1 dicembre dalle ore 18, presso gli spazi espositivi della comunità degli italiani, inaugurazione della mostra fotografica per le contrade de Buie Vecchia e premiazione delle foto. Al concorso hanno partecipato tutti gli alunni delle scuole elementari e medie superiori del Bugliese. Poi ancora, velocemente, allora sabato 2 dicembre, tavola rotonda sul tema il ruolo della comunità italiana nel nostro territorio, alle ore 16 presso la sala storica della sede della comunità degli italiani, dalle ore 19.30 presso il teatro cittadino di Buie, serata solenne con spettacolo artistico-culturale e conferimento dei diplomi di benemerenza e delle targhe di riconoscimento in occasione dei 70 anni dalla fondazione del sodalizio bugliese. Avevamo ancora una notizia importante che ci tenevamo a darvi, vediamo se riusciamo a recuperarla, anche se siamo oramai fuori tempo massimo. Trieste, riprendono a Trieste gli appuntamenti della bancarella. Sabato 2 dicembre, presso la sala Butlen, verrà presentato il libro di Lorenzo Salimbeni dal titolo Sul ciglio della foiba, storie e vicende dell'italianità. Bene, è tutto alle 19.58 per quanto riguarda il notiziario dell'Istria, Istria Oggi, condotto in studio da Massimo Bonella qui a Radio Science TV, in collaborazione con Unione Italiana di Fiume. Grazie per averci seguito. Appuntamento alle repliche ogni giorno alle 19.45. Vi ricordo, fino a lunedì. Martedì non ci sarà la replica, quindi nuova edizione Istria Oggi, mercoledì prossimo a partire sempre dello stesso orario. Radio Science TV è la vostra linea diretta con l'informazione. Buonasera.